E qualcuno cantava: dammi tre parole, sole, cuore e amore. Lei, che cantava questa canzone meravigliosa, diceva quello. Invece noi diciamo grazie, grazie e grazie. Sapete perché? Perché siamo giunti alla puntata numero 640. Un grande traguardo, quindi noi diciamo grazie a voi, con questo applauso. E come sempre Marco Dottore ci presenta le nostre due eccellenze italiane. Ma prima la sigla di Marco Carena. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento. Se guardi TG Events, lo scopri TG Events, lo impari TG Events, soltanto al TG Events. Questo programma è offerto da Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri, olio Rai Neri, ovunque voi siate. Si svolge una volta all'anno nel mese di maggio. La sua prima edizione è datata 1988. Signori, vi porto a Turin, lo dico, a Turin. Sono estremamente felice perché c'è un evento internazionale che in questo caso vale. Il mondo ci invidia. Cari amici di TG Event Television, mi trovo a Torino. Il tema di quest'anno è Attraverso lo specchio. Sapete dove sono? Beh, sì, a pochi passi dall'ingresso del Salone del Libro 2023. All'interno cosa troverò? Beh, tante case editrici, oggi in particolare tanti giovani, tanti ragazzi, tanti bambini, perché diciamo che l'ultimo giorno è dedicato proprio al mondo dei più piccoli. Ed io, essendo più piccolo, voglio stare con loro. Venite con noi, siete curiosi? Siamo dentro il salone, un fiume di persone, parole che si incontrano tra le pagine chiare e le pagine scure. Tre giorni di festa, ma noi scegliamo il giorno di chiusura, quello dedicato ai più giovani. Libri, libri, libri e ancora libri. Ce n'è per tutti, grandi e piccini, romanzi, gialli, fiabe, libri storici, grandi classici, fantasia, libri giocattolo. Il traffico aumenta, scrittori e lettori fusi tra i mille colori della cultura. Grandi messaggi e parole che fermano il tempo. I giovanissimi in fila a catturare emozioni e scrittori pronti a firmare il proprio libro. Il tempo scorre velocemente, tutto vale, si gioca e ci si ristora, si ride e si porta a casa una giornata da ricordare. D'altronde, questa è la più importante manifestazione italiana nel campo dell'editoria. E noi c'eravamo! Ce l'abbiamo fatta, possiamo dire che è stata una bellissima giornata, è immersa nella cultura, tanti giovani, molti giovani, tanta energia qua dal Salone del Libro 2023 di Torino. Possiamo chiudere e salutare con questa massima: tra i tanti slogan e tanti messaggi all'interno mi ha colpito questo, leggere bene per pensare meglio. Luca Galtieri, Torino, TG Events, lì nello studio. Ma che bella esperienza, ragazzi, mi raccomando, il prossimo anno sempre di più, questo è puro orgoglio italiano. E adesso vi parlo di... no, io vi parlo, lui vi parla di pomodori e quindi... Viva la pa 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 pa, go!
Il pomodoro, il trionfo della cucina italiana. Ce ne parla Stefano Pezzini, giornalista enogastronomico alla ricerca del gusto. Alla ricerca del gusto parla oggi di un prodotto che è diventato il simbolo dell'alimentazione mediterranea, il pomodoro, che però di mediterraneo ha veramente poco. Arriva dall'America, infatti, nel secondo viaggio di Cristoforo Colombo, e per alcuni secoli era visto un po' con sospetto dagli europei, addirittura pensavano fosse velenoso. Poi nell'Ottocento è esploso e l'Italia è diventata una delle maggiori produttrici di pomodori. Ce ne sono di tantissime varietà, dal pomodoro da sugo della Campania al cuore di bue della Liguria, dell'Abruzzo e del Piemonte. È l'ideale per combattere l'afa dell'estate, per mangiare sano, leggero e soprattutto con grande gusto, abbinato a una mozzarella o con un po' di basilico o addirittura col condiglione alla ligure, è veramente un'eccellenza. Stefano Pezzini, alla ricerca del gusto. E a volte le notizie arrivano fresche fresche così. Caro cinefilo, questo spot è per te, stai molto attento. Popcorn per tutti, un cast eccezionale, il titolo del film Chai 5, regia e sceneggiatura di Daniele Falleri. Non potevo sbagliare. Presidente, chi vive in attesa di un rene vive nell'ombra. Solo in Italia ci sono più di 50.000 dializzati. È colpa tua se morirò. I parametri sono nella norma quando segnano tra 0 e 1. Chai 5. Ci siamo. È domani. La conosco già questa storia. Mi raccomando, tutti al cinema. E adesso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di Coppa Italia Subbuteo. Nell'ambito delle giornate europee dello sport, Castiglione della Pescaia è stata a teatro della Coppa Italia 2023 di Subbuteo tradizionale. L'evento ha registrato la presenza di oltre 200 persone tra atleti, organizzatori ed accompagnatori provenienti da tutta Italia, con oltre 100 partecipanti alla competizione individuale e 34 squadre, da Aosta a Catanzaro. Evento che è stato organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo, unitamente alla preziosa collaborazione dell'ACOT di Castiglione della Pescaia. Subbuteo Casale e Filippo Filippella, Aosta Warriors, hanno vinto la Coppa Italia 2023. Affermazioni importanti anche per la viterbese Subbuteo e per Luca Pusella, team Campania, che vincono il tabellone cadetti. Siamo tornati a giocare dopo la pandemia. Questa era una scommessa. La Coppa Italia, sia di calcio tavolo che subbuteo tradizionale, non veniva giocata dal 2019. Scommessa vinta e il contesto spettacolare, la disponibilità totale dell'amministrazione comunale, del sindaco, ma anche della famosa ACOT. Dai primi accenni pare che la cosa possa anche in un futuro immediato essere replicata, o per lo stesso evento o anche per altri eventi. Ormai da 8 anni noi siamo Comune Europeo dello Sport e facciamo 100 eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale nei mesi pre-estivi e nei mesi post-estivi. Questa manifestazione per noi è molto importante perché porta una nuova ventata di sport, diverso da quello che fino ad oggi abbiamo fatto. È una scommessa ed è stata vinta ampiamente. Mi fa estremamente piacere la vicinanza dell'amministrazione. È un turismo che mi piace, è un modo di fare turismo di nicchia, fatto di numeri importanti e in bassa stagione. Beh, la settimana scorsa lui vi ha conquistato, Andrea Evans, l'ambasciatore milanese. Torna a Verona per la seconda parte del Premio Beatrice 2023. Questa è la sintesi. Grande emozione perché sono qui con i grandi musicisti, i grandi maestri, Gavandelli, Chistichi, insomma, stare dietro il camerino con loro è bellissimo. È stata una serata molto emozionante. Deborah Jurato, ciao Deborah. Grazie, grazie, ciao a tutti. Bello, insomma, regalare anche attraverso la musica
un po' di solidarietà, un po' di amore. Dal punto di vista qualitativo ed emozionale, secondo me è stata la più bella edizione. È stata una serata di un'intensità impressionante, storie incredibili che si sono manifestate nella loro drammaticità, con tante persone che però hanno avuto la bravura di trarre dalla drammaticità di malattie, di patologie, di situazioni terribili la grande forza per far partire un processo di sostegno sociale incredibile. Dal Teatro di Storia è tutto, Andrea Evans, Luca Abete per TG Evans. Ciao! E noi ringraziamo il Premio Beatrice. Ottima organizzazione, una finalità eccezionale, un cast artistico meraviglioso. L'appuntamento è al 2024. E adesso, cari amici, belli, contenti e solari, perché è il momento di Federico Doc con Risate di Strada! Risate di Strada, il programma che porta umorismo nella tua città. Te capì? André, qual è la vetta preferita dai contadini? Cimiterei. Come mai i giovani adorano le tende? Perché fanno tendenza. Come si chiama la più grande cantante lirica spagnola? Dolores de Panza. Dani, mi devi dire una cosa, eh. Come si chiama la sorella cattiva della libellula? La Libruttola. Mi scusi, una battuta per Risate di Strada? Qual è il giorno preferito da Ercole? Mercoledì. Albi, cosa fa una mucca quando ha gli occhi chiusi? Fa il latte concentrato. Con questo furgoncino hippie io ho finito la puntata, mi farò un giretto e vi do appuntamento tra 7 giorni. E adesso attenzione, perché è il momento tra ghiaccio e bicchieri. Gabriele Palumbo, giovane saggio di belle speranze da prendere a piccoli sorsi e in maniera responsabile. Bentornati ragazzi alla rubrica tra ghiaccio e bicchieri. Oggi parliamo di America, ma al nostro modo. Parliamo di un aperitivo che nasce in Italia ovviamente ed è tutto italiano, ma si chiama l'americano. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. L'americano è un grande drink da aperitivo composto da vermouth rosso dolce, quindi un vino fortificato e aromatizzato. Sarà la nostra parte dolcina nel drink. Parliamo di bitter, ovviamente un bitter amaro ma piacevole. E l'ultimo ingrediente, molto importante, è la soda, le bollicine nel nostro bicchiere. Il tutto si completa con una fetta d'arancia e io personalmente gradisco una scorza di limone sopra per profumare tutto il bicchiere. Un drink americano che ha una storia e citazioni molto importante dietro di sé. Parliamo non solo di un drink, ma della storia di uno dei più grandi pugili italiani. Parliamo di Primo Carnera. Grande perché era fisicamente grande, ma soprattutto grandissimo perché fu il primo italiano a diventare campione nel mondo della boxe. Come Carnera, grande pugile di qualità, voi bevete sempre di qualità con grandi emozioni. E se volete scoprire di più di questo grande drink, vi aspetto fra pagine e capitoli del mio libro Tra ghiaccio e bicchieri. E mi raccomando, bevete e leggete sempre responsabilmente. Dal vostro Gabriele, il vostro bartender di fiducia, è tutto. Vi aspetto al prossimo sorso. Voi l'avete richiesta e noi ve la riproponiamo più bella che mai. La rubrica Marilyn, Maria Rosa Davino, do you remember? Bene, ha incontrato un nuovo influencer. È così. Acciù. Per la rubrica Marilyn do il benvenuto ad Alfredo Agozzino. Benvenuto! Grazie Mary, grazie a te che mi hai invitato. Allora Alfredo, tu hai vinto tantissimi premi, hai raggiunto tante vittorie, hai vinto anche tantissimi titoli mondiali e nazionali, ma c'è una sconfitta nella tua vita? Diciamo che di sconfitte ce ne sono molti di più che dei premi vinti. Sì, tante sconfitte ci sono. Voglio saperne una in particolare o... Sì, se ne hai una in particolare. La più grande sconfitta normalmente è la perdita dei miei cuccioli, Flex e Missy, sicuramente tante persone conosceranno la storia,
quella è stata una delle più grandi, la più grande perdita in assoluto. Poi naturalmente c'è anche la sconfitta dei pettorali strappati, io sono un culturista, da lì il sogno di andare oltre nel bodybuilding è un po' diminuito. E l'ernia cervicale nel pugilato, che non posso andare oltre perché posso farmi malare. Sconfitte ce ne sono state tante, più la famiglia, tutta la lunga storia quella lì. Però io voglio parlare di cose belle, quindi so che tu salvi anche tanti cuccioli. Abbiamo visto tanti video. E come è nato questo amore? Ma io ho sempre amato gli animali, fin da piccolo. Ero sempre una persona che amava tantissimo gli animali. E mi ricordo ancora che quando piccolo salvavo i piccoli animali per strada, mi li portavo a casa e mio padre non li voleva mai, non voleva mai tenerli. E forse da lì, proprio perché non mi li faceva mai tenere, che penso che da lì è nato tutto questo amore per gli animali. E sinceramente amo più gli animali che gli esseri umani. Sinceramente, perché sono gli unici esseri realmente veri in qualsiasi... Vero, sono molto... Loro ti amano senza voler nulla in cambio. È vero, sì. Ti amano veramente, è quello. Oggigiorno tutti dicono ti amo, ti amo, ti amo, ma il ti amo è... Sono d'accordo. È una parola che dura per sempre, no? Se tu ami una persona e dici a una persona ti amo, dopo noi ci siamo lasciati perché non ci amiamo più, no. Se tu ami tua madre, giusto? Anche se litigate, amerai sempre tua madre. E così sarà anche un compagno. Se tu ami un compagno, lo amerai per sempre. Io la vedo così, il ti amo, poi sono altre persone, e l'animale non ti ama veramente. Io ringrazio Alfredo per questa chiacchierata. Grazie a te. Breve ma intensa, e noi ci vediamo alla prossima intervista. Grazie a tutti quanti ragazzi, peace and love. Bene, non so dove andrete voi il 24-25 giugno, ma io lo so dove andrò il 24-25 giugno. Andrò all'Isola del Sole e voi direte, ma dov'è l'Isola del Sole? È qua, uno dei posti più belli d'Italia, signori, vi portiamo a Grado, perché c'è un evento molto importante a favore della Fondazione AERC. Foot Golf on the Beach. Che posto Grado, mi raccomando, 24-25 giugno, io ci sarò e tanti campioni dello sport e dello spettacolo. A questo punto il meglio delle precedenti edizioni. Questo è il campo, 12 buche, posto estremamente affascinante, bello, un po' complicato, il buon Monelli prova il campo. Evaristo Beccalossi, è bello averti con noi. Sei solo quest'anno, come mai? Sì, quest'anno sono da solo. E a che ora partiamo con la gara? Perché sai che gioco per vincere, però mi sono trovato qua da solo. Beccalossi, ma finta che loro non esistono, è già sparito. Il campo dirà la verità, ma tu giocherai oggi o darai solo il calcio d'inizio? E se buco, se faccio l'only one? Da Grado ci prova Chiapucci. Non ne posso fare a meno, ogni tanto ho bisogno di lui, mi manca l'aria, se non c'è lui nel programma è come se mancasse la ciliegina sulla torta, quindi torna il baffo stellare! Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Che questa settimana rende omaggio a un grande della televisione e del cinema italiano. Signori, ce l'abbiamo solamente noi. Le stelle, è il momento mio del babbo. Caro Luca, caro dottore, cari amici. Parliamo di un attore italiano, italianissimo, evidente. È nato il 14 luglio 1940, quindi oggi ha 82-83 anni. È un attore comico cabarettista. Vi dico alcuni titoli di film che ha fatto. Il ragazzo di campagna, un povero ricco. Lui è peggio di me con Adriano Celentano. Lui è niente poco di meno che Renato Bozzetto. È la vita, la vita, è la vita, è bella, è bella.
basta avere l'ombrella. Ha lavorato come cabarettista, ha fatto una bella gavetta, ha lavorato anche con Ponzoni. Era un duo, poi si sono divisi, hanno fatto tante cose. Io qua ho un aneddoto da dirvi. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente in una circostanza particolare e dopo mezz'ora siamo andati a mangiarci io e lui un bel risotto con l'osso buco. Renato Pozzetto è un uomo di cuore, di grande compagnia, una persona molto sensibile, oltre ad avere una comicità unica. Caro Renato, se ascolti ti mando un bacio, devo dire ti richiedo un risotto con l'osso buco. A te Luca, non bucare la trasmissione Luca, eh? Alla prossima watch, sempre con le stelle. Comunque guarda, se ci ripenso si faccia vivo, se cambi idea mi faccia sapere. Bianco, allora abbiamo aperto la puntata parlando del Salone Internazionale del Libro, adesso diamo la linea a colui che rappresenta e consiglia i libri della settimana, la massima autorità in materia, Lorenzo Beccati per Alza il Volume. Ebbene sì, siete su Alza il Volume e oggi alzeremo questi due volumi. Si tratta di Gialli, il primo è di Onda e si intitola Omicidio a Mizumoto Park. Ecco qui, conosceremo attraverso queste pagine la polizia di Tokyo. È una detective, la più giovane detective della squadra omicidi. Davvero molto particolare, tra l'altro non è solo un giallo, ma entreremo apposta nel mondo del Giappone, un mondo che è sempre affascinante. Il secondo libro è di Joe Nesbo, Luna Rossa. Eccolo qui, questo ovviamente non ha bisogno di grandi presentazioni, l'autore, perché è uno dei più grandi scrittori di gialli al mondo. Il suo detective, Harry Hall, questa volta un po' ai margini della polizia, deve assolutamente ritrovare un'amica scomparsa. Una trama avvincente, un po' come tutte le trame di questo grande autore. Io ve li consiglio entrambi, ci sentiamo alla prossima. Alza il volume. Adesso io vi saluto perché la puntata 640 è stata spettacolare come sempre. Dico grazie, grazie, mille volte grazie a tutti voi che ci seguite ogni settimana. Vi ricordo che se volete potete rivedere tutti i servizi su tgevens.it. Il sito è nuovo, interattivo, è un portale ragazzi, è un bel portale, devo dire la verità. Attenzione, se invece volete scriverci, potete farlo quando volete, info@tgevens.it, noi rispondiamo a tutti. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram, Facebook, è un click, è un attimo, basta veramente poco. E poi socializziamo, magari un po' matti, così. Bene. Ci siamo? Copia, incolla. Ma questo è il mondo del social. Condividi. Quindi parliamo di Facebook, Instagram. Invia video. Ma tu ti senti pronto così vestito? Prontissimo. Allora sono pronto anche io. Bene, appurato che dobbiamo socializzare e socializziamo e stiamo crescendo sempre di più, lancio il messaggio agli imprenditori italiani. Siamo rimasti in pochi imprenditori che crediamo realmente nel Made in Italy. Noi ci crediamo, nel nostro prodotto televisivo ci mettiamo simpatia, grinta, energia e passione. Se anche voi avete queste caratteristiche, sposiamoci. È un attimo. info@tgevens.it 0182 55 4886, oppure chiamate direttamente quel bel pacioccone di Marco Dottore, c'è anche il numero suo personale e vi risponderà presente. Signori, appuntamento alla settimana prossima con la puntata numero 641, perché la storia non finisce qui. Ciao, Maragnao. Questo programma è stato offerto da... Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri. Olio Rai Neri. Ovunque siate. Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte, costa pioggia e costo vento.